Rita Severino. La festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice, come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144. Amici telespettatori, la buona serata a tutti voi, 60 minuti di approfondimento. Intendiamo effettivamente approfondire fatti e circostanze che hanno caratterizzato la vita dei nostri paesi. E già il titolo che abbiamo posto come sfondo ha come senso un paese, una cittadina le cui origini si perdono effettivamente, lo possiamo dire, nella notte dei tempi. Bruzzano, un paese ricco di una grande storia, di un'infinita civiltà, un paese che cerca di ripercorrere vie nuove e l'amministrazione comunale e il sindaco Franco Cuzzo l'hanno detto più volte, ce l'hanno ripetuto a più riprese. Intendono sul versante culturale della legalità intraprendere un nuovo corso per offrire a chi vi rimane l'opportunità di crescere in un ambiente culturalmente sano ed evoluto. E sono queste delle prerogative alquanto essenziali nel momento in cui la cittadina dispone di tutti i servizi, scuole, strade, acquedotti, fognature, vi sono in verità tutto ciò che può migliorare la qualità della vita. E tutto questo non è di poco conto in questa nostra realtà, dove tante disillusioni e mille occasioni mancate ci offrono ogni giorno che passa lo spunto per parlare male dei nostri amministratori e andare a trovare quel che di negativo vi è nelle nostre realtà locali. Bruzzano invece è una splendida perla che si affaccia sullo Ionio con una realtà politica da prendere a modello per quel che ha saputo fare e che quel che intende proporre alla nostra realtà. Noi ci siamo, viviamo in quel mondo dove la realtà positiva si tocca con le mani, anche se di tanto in tanto delle schegge impazzite minano quella che è la diuturna quotidianità della nostra gente. Io ringrazio il sindaco, anche se ieri siamo stati a Bruzzano, abbiamo fatto delle riprese che vi faremo vedere nel corso di questa puntata, perché avevamo visto un sindaco ancora una volta scoraggiato, l'ha dimostrato già in altre circostanze, quando ha preso coscienza del ruolo che la politica deve assumere e ha detto ai quelli che contano: rimbocchiamoci le maniche, dobbiamo crescere e crescere insieme. Non ha pensato due volte a mettere la politica dinanzi alle proprie responsabilità ed è stato applaudito da tutti per quel suo modo di fare, per quell'attaccamento alle radici che lo hanno sempre contraddistinto. Ma se vogliamo ripercorrere una realtà politica, culturale, che ha animato la cittadina di Bruzzano, possiamo dire tanti libri sono stati presentati, poi se lo riterrà opportuno ce lo dirà il sindaco nel corso della trasmissione. Con lui siamo stati pure lì sulla Rocca Armena e abbiamo parlato di quell'entità medievale. Ci ha trascinato con il suo dire a scoprire le origini della cittadina su quel promontorio che ha visto l'approdo
prima che a Locri, in quelle contrade, dei profughi che venivano dalla Grecia e che lì avevano trovato le prime dimore. Ma non parliamo di queste cose, parliamo del senso della nostra trasmissione. Un anno dopo, abbiamo detto, dopo l'alluvione, le cose non sono cambiate di molto. E allora il sindaco ha voluto prendere ancora una volta la politica per di petto e dire: noi non possiamo essere inermi, o far finta di non capire, o come lo struzzo mettere la testa sotto la sabbia. Qui ci sono delle realtà. La nostra zona produce uno degli agrumi più pregiati al mondo, il bergamotto, e non possiamo far finta di niente, anziché valorizzare questi nostri terreni, che sono forse una delle ultime spiagge per produrre economia, facciamo di tutto e di tutti perché la gente trovi ulteriori difficoltà e quindi abbandona questa nostra agricoltura fiorente. Andremo poi nel corso del proseguo a vedere anche queste cose, ma mi piace ricordare, amici telespettatori, che Bruzzano, proprio dopo quell'alluvione, ha voluto omaggiare e dare la cittadinanza alla stazione dei Carabinieri di Bruzzano, una cerimonia che noi abbiamo posto alla vostra attenzione e alla nostra attenzione nei momenti salienti di quella splendida serata in quel di Bruzzano. Dopo poco però un episodio alquanto negativo, che non lascia sicuramente il segno, perché soltanto gente di malaffare e senza scrupoli, vi ricordate, hanno reciso quasi 400 alberi di bergamotto. Ma il sindaco ancora, un sindaco che punta sulla legalità e sullo sviluppo, l'abbiamo letto sui giornali la settimana scorsa, ha voluto dare incomodato d'uso i locali della scuola alla stazione dei Carabinieri di Bruzzano, un uomo forte, Franco Cuzzola, che sa prendere decisioni sagge, porre anche ai suoi colleghi linee guida, piste di sviluppo, momenti sui quali bisogna riflettere se vogliamo dare dignità alla nostra gente. Grazie sindaco Cuzzola, e allora iniziamo, facciamo un viaggio, anche se veloce, a ritroso nel tempo. Direttore, io la ringrazio dell'opportunità che lei mi sta dando, la ringrazio pure per la sua presenza ieri a Bruzzano, per quell'intervista che è stata fatta e per le belle parole che lei ha detto. Io sono un sindaco che cerca di fare il proprio dovere, cerca di difendere i cittadini di Bruzzano, cerca di salvaguardare tutta la popolazione di Bruzzano, e c'è un fatto molto increscioso, come lei ha potuto constatare venendo a Bruzzano, che ancora a distanza di un anno di tempo, sebbene io mi stia battendo con tutte le mie forze, con tutti i miei mezzi, non riesco a far aprire la viabilità su quel ponte maledetto, chiamiamolo così, maledetto non quel ponte, perché quello è il vecchio ponte, il ponte abbastanza stabile, non lo dico io, ma lo hanno detto a suo tempo, dopo il primo evento alluvionale, i due ingegneri professori universitari di Cosenza, che sono venuti con il direttore regionale della protezione civile Carlo Tanzi a vedere la situazione, la stabilità di quel ponte. A crollare è stato proprio il ponte nuovo, quello costruito 30 anni fa, invece a rimanere in piedi è stato il ponte che è stato costruito 100 anni fa. E allora, direttore, fatte le dovute, diciamo, i lavori che si dovevano fare, più che di sostegno a quel ponte,
è stata riaperta la strada che ha un'importanza enorme per quanto riguarda moltissime famiglie di Bruzzano, perché lei vede, per la popolazione di Bruzzano è una popolazione agropastorale che vive di agricoltura, che vive accudendo agli animali, alle mucche, alle pecore, eccetera, che è lungo il decorso del fiume, quasi il 50% delle famiglie ha degli appezzamenti di terreno coltivati a bergamotto, e quindi per potersi recare nei propri appezzamenti, che distano sì e no un chilometro e mezzo, 800 metri, così, con la chiusura di quel ponte devono percorrere 15 chilometri all'andata e 15 chilometri al ritorno, ogni giorno, per poter coltivare e per poter accudire ai propri animali questa povera gente. Quindi siamo esasperati, perché non si capisce il perché, dopo il secondo evento alluvionale, che ripeto, il ponte nuovo è crollato sul letto del fiume ostruendolo, e ci siamo battuti continuamente perché venisse tolto dal letto del fiume quell'ostruzione, quel ponte caduto, e venisse smaltito come prevede la legge ad opera della provincia. Lavori che sono stati ultimati da circa 2 mesi, ancora non si riesce a capire perché è stata messa la cartellonistica, e sono stati fatti tutti i lavori che dovevano essere fatti, non si capisce perché ancora la viabilità è chiusa, la strada è bloccata, la strada è chiusa, e quindi queste povere famiglie devono ogni giorno fare 15 km all'andata e 15 al ritorno per poter coltivare i propri terreni. E quindi questo è scandaloso, è scandaloso. Allora, io vorrei riprendere successivamente questo tipo di discorso. Non è una parte messa in scena o già preventivata. Mentre eravamo lì sul ponte e ammiravamo quella splendida realtà che sono le piantagioni di bergamotto, pure passavano delle persone. Abbiamo voluto conversare con loro, molte erano pure restie dinanzi alla telecamera per dire determinate cose, le hanno dette però molte volte, diciamo, con i microfoni e le telecamere spente. Vogliamo ascoltare quelle che sono le lamentele, e lei giustamente rivendica alcuni sacrosanti principi che debbono perlomeno animare la buona politica. Se dalla regia si è pronti, possiamo partire con questo primo contributo. Niente, dovrei andare sul pesante e dire certe cose, però non è nella mia persona, nel mio stile dire queste cose. Dico solo che è vergognoso quello che sta succedendo a Bruzzano Zeffirio. Da un anno e mezzo che siamo in queste condizioni, che non possiamo utilizzare questo ponte per passare nelle nostre proprietà. Io sono proprietario qua di un ettaro e mezzo di bergamotto, e tutti i giorni torno da scuola, perché sono un insegnante, devo fare il giro da Marinella, poi Brancaleone, Razzà, ed arrivare qua a 500 metri e ritornare indietro. Sono 15 più 15, 30 km al giorno quando vado una sola volta. Il ponte qua ora non hanno fatto altro che mettere tonnellate e tonnellate di cemento, e poi dicono no, non si può passare perché è pericolante. Se è pericolante, perché avete messo tutto questo cemento? E hanno speso oltre 100-150 mila euro di questi blocchi di cemento. Cioè, dico solamente che è vergognoso. Il sindaco e l'amministrazione comunale tutti i giorni non fanno altro che andare, telefonare, fare telegrammi in prefettura, in provincia, in tutti questi enti. Tutti ora vediamo un anno e mezzo e ancora siamo peggio del primo giorno in cui si è verificato questo benedetto, maledetto alluvione. Però, ecco, un altro tipo di discorso. Il ponte vecchio ha retto alle intemperie. Il nuovo che fine ha fatto? Che fine ha fatto? Lo sappiamo tutti la fine che ha fatto. Non esiste più il ponte. Il ponte nuovo non esiste, quello vecchio esiste. Quindi sappiatelo voi, cioè sapete voi quello che è successo. Evidentemente questi lavori non sono stati fatti come dovevano essere fatti, se no
niente, non sarebbe successo quello che è successo, no? Quindi senza ripetere due volte la stessa parola. Il ponte interrotto mi comporta un grande disagio perché devo arrivare alla statale per poter accedere ai miei terreni che devo coltivare ed è un gran tragitto che devo fare. Io ho un pezzo di terra dopo il ponte, passando il ponte, e per andare nel mio terreno devo fare oltre 15 km per poter arrivare nel mio terreno. E ho animali e tante cose da... E non è possibile fare questa vita tutti i giorni. Agibile, perché hanno messo blocchi che non dovevano mettere qua sopra. Bastava solo una ringhiera così, di quella che c'è là. In questo video abbiamo visto pure, al di là di quello che è il letto del fiume, una strada provinciale. Se quelle sono le strade provinciali, non so che come possiamo definire le strade del terzo mondo, delle piste per aeroporti. Cosa si può dire, sindaco, di quel scempio? Cosa si può dire? Che le strade provinciali in tutta la Ionica, ma principalmente in quella zona, lasciano molto a desiderare, perché non si può assolutamente percorrere una strada in quello stato che voi avete visto. Ma io intenderei fare un passo indietro per riprendermi, per ritornare a quelle parole dette dall'ultimo cittadino di Bruzzano. Vede direttore, il ponte, io ho saputo, ufficialmente ancora non mi è stato comunicato niente, che non viene aperto perché ci sono proprio, mi hanno detto verbalmente, delle microlesioni che potrebbero compromettere la stabilità. Io comunque torno a ripetere, in modo che tutti lo sappiano, subito dopo il primo evento alluvionale sono venuti due professori dell'Università di Cosenza, un ingegnere civile e un ingegnere idraulico, accompagnati da Tanzi, e in mia presenza hanno detto che non hanno messo in discussione per niente la stabilità di quel ponte. Tanto è vero che dopo una settimana è stato aperto fino a 3 mesi fa. Con il secondo evento si è verificato il fatto che è crollato il nuovo ponte e pertanto è stato giustamente chiuso al traffico in attesa di smaltire il materiale di questo nuovo ponte e di disostruire il letto del fiume. Fatto questi lavori si aspettava da un giorno all'altro, come tante volte avevamo parlato con il settore viabilità della provincia, bisognava aprire il ponte, invece il ponte non si apre, perché dicono ci sono queste microlesioni. E allora, se ci sono queste microlesioni forse sono state determinate da quel carico. Hanno messo sul ponte per delimitare la carreggiata tonnellate e tonnellate di cemento, caro direttore, per cui se ci sono, io non li ho visti, perché sono andato anche ieri, l'altro giorno, perché vado continuamente e non l'ho visto. Quindi è ora di finirla, non so cosa bisogna fare. Ha chiamato finanche presso l'ingegnere capo il viceprefetto in mia presenza circa un mese fa, e questa ponte non si riesce. Io volevo dire capire, poc'anzi, quello scempio di quella strada. Io non so, camminando a piedi di per sé bisogna stare attenti dove mettere i piedi, con la macchina sicuramente non si può transitare. E allora quale senso ha avere delle strade provinciali, che oggi potremmo dire le strade della città metropolitana, quando non si è nelle condizioni di poter garantire il minimo decoro, non dico grandi cose, e nello stesso tempo, lo diremo poi in quell'altro servizio che abbiamo preparato, se la strada non può reggere, cioè il ponte, un determinato peso,
Giustamente ci veniva detto ieri, quel pezzo non è stato voluto di proposito mandare in onda, perché lo ripeterà lei nel dialogo che abbiamo avuto. Lì ci sono centinaia o migliaia di quintali che 24 ore su 24 stanno lì sul ponte. E allora, se ci sono delle microfratture, una macchina quanto può pesare? 15 quintali? Cioè la decima parte di uno di quei blocchi, metà, peso, non so quanto possa pensare, però una macchina è infinitamente men pesante di quella realtà che anima oggi come oggi il ponte stesso. Qualcuno di quei signori ci faceva notare che bastavano una piccola somma. Dice, non volevo permetterlo in sicurezza, si intende. Dice, perché noi ugualmente saremmo passati sul ponte anche a nostro rischio e pericolo. Dice, perché rischio e pericolo non c'è. Mi riferisco alle barriere. Nello stesso tempo però, e nell'intervista ci sarà poi questa presa di coscienza, noi abbiamo voluto di proposito filmare quell'ordinanza che pone a piedi pagina una data, 2015, ossia 2 anni or sono. Ebbene, se l'ordinanza porta la data del 2015 con tutto quel ben di Dio, non vediamo il motivo per cui debba essere affissa soltanto qualche giorno prima della chiusura. Cioè vi è un buon anno che è stata tenuta nel cassetto. Se vuol dire prima lei qualcosa, altrimenti mandiamo il servizio e poi lo commenteremo. Lo commenteremo dopo. Allora, se dalle regie si è pronti, possiamo partire quel dialogo che abbiamo avuto con il dottor Franco Cuzzol lì sul ponte, sul vecchio ponte di Bruzzano. Siamo ritornati a Bruzzano Zeffirio. Pensavamo che il brutto tempo fosse trascorso e portato una ventata di aria nuova, però i problemi si accavallano sempre di più. Però il ponte, causa di tanti atavici mali, oggi anziché essere beneficiato da chi ne ha bisogno, specialmente i contadini che debbono lavorare ettari di bergamotto, si trovano a patire le pene dell'inferno, oltre 20 km di strada in più per ritornare e dapprima andare sui propri terreni. Siamo col sindaco Cuzzola, il quale, amareggiato di quello che sta accadendo, pone alle autorità preposte le giuste osservazioni, i rilievi per andare incontro a quelle che sono le esigenze della popolazione che lui amministra. Direttore, lei conosce abbastanza bene la storia di questo ponte, perché lei è stato qui sul posto sia nel primo evento alluvionale e sia nel secondo, dicembre-gennaio 2017. Da circa 2 mesi, questa è la seconda volta, è stata chiusa questa strada da parte del settore viabilità della provincia, in quanto il secondo evento alluvionale ha determinato il crollo del ponte nuovo, il ponte che si era piegato nel primo evento, occludendo il letto del fiume. Da quel giorno mi sono battuto sia con la Protezione Civile sia con l'ufficio tecnico provinciale, oggi ufficio tecnico metropolitano, perché venisse disostruito il letto del fiume e perché si ritornasse all'agibilità del ponte, si facessero quei lavori che dovevano essere fatti ed aprire il traffico e la viabilità al ponte. Ebbene, dopo che si sono state spese dei soldi, bei soldini che la Protezione Civile ha promesso di inviare alla provincia
per questo intervento, intervento che è stato fatto anche se non condiviso dal punto di vista sostanziale, quello che è stato fatto, anziché aprire il traffico è stato occluso, è stato chiuso completamente il traffico con tanto di tabellonistiche e con tanto di blocchi che lei può vedere. Però quello che maggiormente colpisce chi viene a Bruzzano e deve attraversare questo ponte è un'ordinanza che porta la data del 2015, siamo nel 2017, però in tutto questo lasso di tempo il ponte è stato fruito dalla popolazione interessata. Come si spiega che l'ordinanza viene ad essere attuata a distanza di oltre un anno? Io ritengo, direttore, che furbescamente l'ufficio tecnico, il settore viabilità della provincia, che a nome del dirigente è stata messa quell'ordinanza nel novembre 2015, quando è accaduto il primo evento alluvionale, va bene, e subito dopo 15-20 giorni fatti gli interventi che bisognava fare, è stata riaperta al traffico da loro. Il ponte, non si capisce il perché l'ordinanza non è stata mai revocata e per 6-7 mesi abbiamo avuto il passaggio regolare. Come mai? Io ritengo che questo sia stato fatto in malafede, in malafede. Poi successivamente, dopo, ripeto, nel secondo evento alluvionale, il ponte che si era piegato è crollato ed è stata emessa una nuova ordinanza di chiusure, ritengo, anche se là viene riportata la prima, oppure viene resa pubblica la prima, perché fino a quel momento era stata nei cassetti chiusi, chiusa. E quindi siamo in questo stato. Ora io le voglio far vedere una cosa importante: noi siamo precisamente sul ponte, vede, a 500 metri, 700 metri c'è tutto l'argine del fiume che è coltivato, bergamotto, ci sono anche altre coltivazioni, ci sono degli agricoltori che hanno praticamente degli animali, delle mucche, hanno delle pecore, e praticamente perché questa è una società, è una cittadinanza di natura agricola principalmente, che lavora la terra, e quindi questi poveretti che raggiungevano le proprie terre in un chilometro e mezzo massimo per poter accedere ogni giorno a lavorare nei propri terreni, devono scendere giù verso la statale percorrendo 4 chilometri, andare a Brancaleone altri 3 chilometri e poi risalire per altri 7-8 chilometri, cioè 15-16 chilometri. E se questo deve essere fatto con un mezzo agricolo meccanico, tanto per essere chiari, con un trattore, ci impiegano una giornata per arrivare questi. E questi se ne fottono, scusate direttore il termine, i tecnici della provincia. I tecnici della provincia sono di una irresponsabilità terribile. È da 2 mesi che prendono in giro il sottoscritto e prendono in giro anche il viceprefetto. Il viceprefetto che ha chiamato in mia presenza l'ingegnere responsabile del settore viario della provincia, gli è stato detto sì, a giorni abbiamo quasi concluso, e ripeto, sono passati 2 mesi e qua non arrivano conclusioni. E poi, scusatemi che voglio sfogarmi direttore, voglio dire questo, se possiamo riprendere queste barriere di cemento, loro dicono che ci sono sotto il ponte delle microlesioni. Non mi è stato comunicato niente d'ufficiale, ma questo è quello che mi hanno detto verbalmente, che ci sono delle microlesioni per cui devono vedere, devono fare dei particolari lavori, e quindi poi il traffico veniva aperto solo ai mezzi leggeri e non ai mezzi pesanti a senso unico alternato. Guardate direttore, guardate quello che hanno messo sul ponte. Sul ponte ci sono tonnellate di cemento. Quindi se ci sono delle micro lesioni, siccome nel 2015 quando è venuto due ingegneri idraulici a carico della protezione civile hanno detto che questo ponte è sicuro, il vecchio ponte, quello costruito nel 1900, sto parlando, perché il nuovo costruito 30 anni fa se n'è andato come sta vedendo,
Quindi se delle micro lesioni ci sono, sono state loro a causarle, caricando il ponte con queste tonnellate di cemento al di sopra. Noi riusciamo a capire lo sfogo del sindaco, di un sindaco impegnato che cerca di portare alla popolazione amministrata non soltanto il giusto e dovuto sollievo, ma rendersi interprete di quelle che sono le reali esigenze di una popolazione, come veniva detto, agropastorale, che vede ogni giorno che passa sempre di più tarpate le ali ad un'economia che si basa essenzialmente in questa nostra realtà sull'agricoltura. Noi siamo sul ponte, sul vecchio ponte, che ha sicuramente registrato grandi alluvioni, grandi elementi turbativi atmosferici, però regge in piedi e dà una sicurezza che oggi le strutture concepite in tempi nuovi con realtà moderne è crollato sotto una pioggerellina, potremmo dire una pioggerellina di marzo. Renderiamo conto a chi ci ascolta da casa, agli amministratori di questo comprensorio, ai cittadini di Calabria, che quello che ha posto in continuazione il geologo Tanzi e la protezione civile attestano ancora una grande negligenza delle forze politiche che dovrebbero incidere sul tessuto socio-economico di questi piccoli paesi per dare un maggior respiro e far sì che la gente non emigra così come sta facendo. Il suo dramma è il dramma di una cittadina che intende rimboccarsi le maniche. Ma certamente, guardi, io colgo l'occasione per ringraziare il professore Tanzi perché ci è stato veramente vicino, e non solo il professore Tanzi, anche la prefettura, devo dire, perché, ripeto, il viceprefetto ha chiamato in mia presenza l'ingegnere e il settore viario della provincia sollecitando questa situazione, perché conoscono i problemi, perché hanno preso coscienza di questa situazione. Per una povera famiglia che vive ogni giorno di agricoltura, che vive ogni giorno andando in campagna a lavorare la terra, significa tanto ogni giorno fare 15 km d'andata e 15 al ritorno per poter raggiungere il proprio terreno e lavorare. Noi crediamo che si tratta di piccole cose. Il ponte regge, ha sorretto alle intemperie di un secolo di vita e di storia di questa cittadina. Sicuramente un po' d'acqua e un non nulla rapportato a quella che è realtà dei tempi nuovi. Il ponte nuovo è crollato, il vecchio regge tuttora alle intemperie come ha retto nel passato. Noi crediamo che la cittadina di Bruzzano merita il dovuto rispetto e la dovuta attenzione. Noi ci facciamo interprete di quelli che sono i sentimenti della popolazione e dell'amministrazione comunale, con l'intento che questo piccolo dilemma venga ad essere affrontato e risolto. Sento il dovere di chiarire questo. Io non sono un presuntuoso o un arrogante, perché anche se non sono un ingegnere, non sono un tecnico, voglio dire, io mi faccio forte perché ho sentito circa un anno fa, quando, ripeto, il direttore regionale della protezione civile è venuto con i due ingegneri, i professori universitari dell'Università di Cosenza, è venuto e si sono pronunciati sull'agibilità di questo ponte. Quindi sono fiducioso per questo, ma non solo, ma io dico, troviamo il modo come uscire da questa situazione. Fatemi sapere ufficialmente, per iscritto, se il ponte è idoneo o non è idoneo, e se non sono competenti, non sono all'altezza i tecnici della viabilità provinciale, si può sempre nominare un consulente, un professore universitario che venga, pagandolo certamente. Si spendono tanti soldi per cose veramente inutili, e come mai non si possono spendere 2.000-3.000 euro per avere una consulenza di un professore capace all'altezza della situazione? Qua si spendono 100.000 euro l'anno, caro direttore, per i balletti, ma non per fare cose utili per quanto riguarda la cittadinanza e la popolazione. Amici telespettatori, le immagini parlano chiaro.
abbiamo voluto di proposito dare quel tipo di taglio e quelle inquadrature, perché volevamo farvi vedere la campagna che stava dietro di noi, capire che vi è un territorio pianeggiante che si presta principalmente per quel che riguarda la pastorizia, uno degli elementi che caratterizzano l'economia della cittadina. Dall'altra parte invece vi erano, e lungo la Fiumara, grandissime estensioni di bergamotto. Ma l'amministrazione non si è soltanto contraddistinta con questa iniziativa, con la presenza massiccia, costante, nei confronti delle autorità preposte a mettere in sicurezza la strada provinciale e il ponte, ma l'amministrazione comunale è andata anche oltre. Credo che sia l'unica realtà in Calabria dove in quella splendida serata è stata consegnata l'onorificenza all'arma dei carabinieri, quindi la cittadinanza onoraria alla caserma. Vi erano le maggiori autorità militari della nostra provincia, il colonnello in primis, che ha voluto poi anche omaggiare l'amministrazione comunale con quel volume, splendido volume, dove vi è tracciata la storia dell'arma dei carabinieri. Mi pare che quella serata rimarrà sicuramente scolpita non soltanto nella memoria di coloro i quali erano lì presenti, ma anche nella storia ufficiale del comune di Bruzzano e Zeffirio, oltre che in quella che è, diciamo, l'escursus logico della storia dell'arma dei carabinieri. Certamente, direttore, io ripeto, ho voluto fare questo, ho voluto consegnare, ho voluto dare questa alta onorificenza all'arma dei carabinieri e alla stazione dei carabinieri di Bruzzano per quello che ho visto con i miei occhi, per quello che hanno fatto, per come hanno assistito la popolazione di Bruzzano e precisamente i vecchietti in quei giorni terribili dell'alluvione di fine ottobre, prime di novembre del 2015. Si sono adoperati veramente come dei familiari i carabinieri, assistendo la popolazione, portando medicinale, portando l'acqua, salvando qualche vecchietta, ed è tutto immortolato in una serie di fotografie che sono state fatte e che sono appese presso la sala del Consiglio Comunale di Bruzzano. E quindi mi sono sentito in dovere di fare questo perché l'opera svolta dall'arma è stata veramente eccellente, fermo restando che tutte le altre forze presenti, dai vigili del fuoco, protezione civile eccetera, hanno fatto veramente il proprio dovere. Come abbiamo visto pure le macchine della polizia. Della polizia di Stato. Sempre certo. Lì presenti, sì. Cioè significa che vi è stata pure una, come si dice, un sistema interforze ben organizzato, dove ciascuno nell'ambito delle proprie competenze svolgeva un ruolo importante, determinante, e poi i risultati ci sono visti. Come pure un'altra prerogativa che secondo me è giusto mettere nel dovuto rilievo. I giornali ne hanno parlato, noi pure nelle nostre testate giornalistiche abbiamo voluto inserire spesso e volentieri quell'altra iniziativa della consegna della scuola perché potesse essere poi successivamente destinata a caserma. Mi pare che si va oltre quello che è il solito excursus quotidiano. Sì, io di questo fatto sono orgoglioso. Proprio è stato circa 10 giorni fa che il Consiglio Comunale di Bruzzano ha deliberato la concessione in comodato d'uso
dell'ex istituto scolastico di Bruzzano, dell'ex scuola elementare di Bruzzano, per la costruzione, per la ristrutturazione di una caserma dell'arma dei carabinieri. E, ha deliberato la concessione, ripeto, in comodato d'uso per 99 anni. Questa è una vittoria per me, perché sa che cosa significa questo? Che l'arma dei carabinieri sarà sempre presente a Bruzzano. E mi diceva il colonnello l'altro giorno che siamo a buon punto, che i finanziamenti sono pronti e che dovrebbero quanto prima iniziare i lavori. Tant'è vero che giorni or sono mi ha chiamato il direttore regionale dell'Agenzia del territorio regionale, dell'Agenzia del Demanio, dell'Agenzia del Demanio, il quale voleva avere dei ragguagli, perché molto probabilmente sarà l'Agenzia del Demanio a ristrutturare, a fare e a seguire tutti i lavori. Quindi io sono orgoglioso e sono molto contento di questa iniziativa, perché ripeto, questo significa che fra 100 anni ancora Bruzzano avrà i carabinieri. Vabbè, che sono uno dei baluardi della legalità. Speriamo che la scuola possa reggere per un secolo, però al di là di quello che potrebbe essere la durata, intanto è un presidio di legalità. Di legalità. Ma al di là della legalità è il supporto che l'istituzione Arma dei Carabinieri dà sul territorio. Certo. Cioè, perché noi molte volte, io credo che non conosciamo, non capiamo il ruolo importante che svolgono sul territorio, come momento principalmente che ci aiuti a crescere e dare un senso a queste nostre realtà locali. Io credo che noi dovremmo vedere nei tutori dell'ordine il baluardo per una autentica e partecipata democrazia, cioè non pensare sempre che un contraltare a quella che è la diuturna realtà quotidiana. Cioè, noi dobbiamo cercare pure di fare un'inversione di tendenza e pensare che tutte queste istituzioni sono a tutela di quelle che, sono le nostre comunità. Cioè, noi dobbiamo cambiare anche inversione di rotta e capire il ruolo che quotidianamente assolvono nell'ambito dei nostri comuni. Essere più cauti e vedere le cose con una nuova ottica che va oltre quella ottusa visione che noi abbiamo sempre avuto. Ci diciamo soltanto in minima parte, si intende. Certo. Non possiamo generalizzare il discorso, altrimenti faremo un torto principalmente a noi stessi. Certamente, certamente, direttore, è così che e bisogna continuare a percorrere questa strada. Ogni giorno bisogna battersi per la legalità e per la legalità la legalità ogni giorno, quotidianamente, facendo delle cose che servono per questo motivo. Ecco, ma non fare solo propaganda, ma fare azione. Cioè non essere, diciamo, una legalità di facciata. Ecco, e mi pare che sia questa la cosa più logica e più giusta da porre all'attenzione di chi ci ascolta da casa. Ecco perché noi abbiamo sempre cercato di essere presenti in quelle realtà, per un motivo molto semplice, perché una delle prime cose che dicevo all'inizio, ma che vorrei anche che il sindaco ci dicesse il perché di questa scelta, quando mi disse un giorno: per i miei cittadini ho realizzato tutto ciò che potevano essere infrastrutture civili, abbiamo cercato di migliorare la qualità della vita. Oggi cerchiamo di andare oltre, investendo nel settore culturale, sul presupposto che su questo terreno si gioca una fetta di credibilità della realtà territoriale, ma nello stesso tempo che induce i nostri giovani ad andare oltre, a spendersi principalmente per una crescita ordinata dello sviluppo locale e di quelle che sono le realtà che debbono migliorare il senso dell'appartenenza, la realtà cognitiva, lo sviluppo intellettivo, perché su questo terreno effettivamente noi siamo alquanto carenti.
Sono d'accordo, direttore, e bisogna cercare di andare ancora avanti e di investire ancora maggiormente nella cultura. Noi in questi anni, e lei lo sa benissimo perché ha partecipato, è stato presente a queste manifestazioni, abbiamo presentato a Bruzzano 4 volumi veramente eccellenti, i 3 dell'architetto Laganà, che parla della storia di Bruzzano, della storia antica, gloriosa di questo comune, Bruzzano vecchio, fino ai nostri giorni, e un altro di uno scrittore nostro conterraneo che parla sempre della vita di Bruzzano come si svolgeva circa 50 anni, 60 anni fa, e quindi illustra determinati episodi che sono molto ma molto importanti. Oltre a questo noi abbiamo cercato di valorizzare pure insieme ad una società, ad un'associazione di calabresi che è praticamente associazione che è situata a Pisa in Toscana, di calabresi, la Rocca Armenia e l'anfiteatro, avendo l'anno scorso nel periodo estivo fatto per la prima volta con il loro aiuto un concerto presso l'anfiteatro che noi abbiamo a Bruzzano Vecchio, ed è venuta una serata anche quella meravigliosa, apprezzata da tutte, dove devo dire che c'era una grossa presenza di forestieri, perché è stato il periodo estivo e anche di gente che è venuta, che si trovava in Calabria per le vacanze, è venuta attirata da questa manifestazione. Noi diciamo pure a chi ci ascolta da casa, l'abbiamo detto più di una volta pure a Bruzzano, che già di per sé sulla Rocca Armenia, lì già pure l'università sta puntando alcuni momenti di studio, dando addirittura anche qualche tesi di laurea. Ciò significa che anche l'Accademia, di conseguenza gli studi universitari, gli studi scientifici di quel determinato disciplino, architettura nel caso in specie, pensano che può essere, diciamo, ripercorso un nuovo filone di ricerca, andando ed individuando delle strategie per mettere, chissà, potersi pure che quello che molte volte può essere fantasia si traduca in realtà, qualche locale di lassù, cercare di renderlo fruibile sotto altri aspetti. Ma lei lo sa benissimo, e noi lo diciamo a chi ci ascolta da casa, che questa cittadina forse nel 700 e nell'800 ha emanato regolamenti che, rapportati ad oggi, noi non sappiamo se oggi siamo in grado di dare quel senso di civiltà che l'hanno caratterizzata nel passato. Mi riferisco per quel che riguarda l'utilizzo delle acque, per esempio, regolamento urbanistico e regolamento igienico nel 1700, che era uno dei pochissimi comuni che praticamente era dotato di questi regolamenti. Quindi questo significa che il passato, la storia di questo paese è una storia gloriosa. Dice un'altra, ecco, adesso parlando ci vengono in mente tante cose. Si parlava di una realtà agro-silvo-pastorale. Diciamo a chi ci ascolta da casa che forse può essere anche un momento di cronaca, non di storia, ma la cronaca, se rapportata all'uomo, può diventare pure storia. Il formaggio che veniva ad essere prodotto da quelle zone veniva addirittura esportato alla corte dei regnanti d'Austria. Dei regnanti d'Austria, non solo, ma anche la seta. Il popolo della seta di San Patello, perché Bruzzano ne aveva 9 casali, e di conseguenza abbiamo visto con quell'apprezzo del 1734 esatto. Quant'erano i telai, quant'erano oltre 3.000 le piante di gelso. Di gelso, e quindi che la seta veniva portata oltre che nel regno dei Napoli, anche fuori confine d'Italia, anche in Austria.
E quindi è una cosa molto ma molto importante. Lei deve pensare che a lavorare nei telai, nella, in questa diciamo, piccola industria, se ci riferiamo a quel tempo, c'era gente che veniva a quel tempo era come la Fiat, gente che veniva da Reggio Calabria, che si trasferiva nel periodo di lavorazione a Abruzzano, rimaneva a Abruzzano e poi ritornava presso i propri paesi. E tant'è vero che è stata fatta una ricerca presso l'ufficio anagrafe di San Batello, Gallico e Bruzzano, e ci sono molti cognomi che si sono incrociati, in quanto praticamente venendo a lavorare a Abruzzano questa gente poi si sposava, eccetera. Direttore, quindi noi abbiamo voluto parlare anche questa sera un pochettino di queste cose che a non lei guastano mai. Non guastano mai, però io volevo concludere inviando un appello alle autorità preposte, e siccome le autorità preposte sono delle autorità, diciamo, nuove, in quanto lei sa benissimo, meglio di me, che si è insediato il Consiglio metropolitano, quindi il sindaco metropolitano, non si parla più di provincia, anche se io veramente non sono tanto d'accordo, perché vede, non è che sono state abolite le province, è stato abolito il voto dei cittadini per eleggere gli amministratori provinciali, perché è subentrata questa nuova istituzione, il Consiglio metropolitano e il Sindaco metropolitano. Io mi auguro che il nuovo assessore, consigliere delegato, si chiama consigliere delegato alla viabilità, prenda di petto la situazione del ponte di Bruzzano e si muova. Perché altrimenti c'è molta turbativa tra la popolazione di Bruzzano, perché la gente è veramente esasperata. E purtroppo, ma io penso che basti poco, questo è il concetto di fondo. Niente, basta proprio pochissimo. Cioè togliere tutto quell'ammasso di cemento che noi vediamo sono uguali a quelli quelle strutture che troviamo sull'autostrada. Esatto. Quindi non fanno altro che recare danno. Ulteriore danno. Se li basta soltanto un modesto guardrail, oppure una ringhiera di qualsivoglia natura. Esatto. Ma è interessante togliere principalmente quei cubi di cemento e quelle barriere che di fatto sono ostative sotto tutti i punti di vista. Non volete togliere quelle barriere di cemento, ma togliete quei blocchi e lasciate transitare la gente. Non create ulteriori disagi, non create all'illusione la beffa. Questo se penso che debba essere, ma è un qualcosa di poco conto e di una intelligenza mediocre, non c'è bisogno di grandi risultati. Io mi auguro che questo lo si faccia al più presto. Da notizie che ho avuto oggi è che qualcosa si sta muovendo, me lo auguro. Speriamo che tutto ciò avvenga presto nel migliore dei modi. Dare dignità ai nostri paesi, far sì che la politica si rimbocchi le maniche e diventi ancora protagonista dello sviluppo dei nostri territori. Fare orecchio da mercante significa ignorare quelle che sono le legittime richieste delle cittadine, ma nello stesso tempo disamorare gli elettori, a far disertare ogni volta che passa sempre più le urne. Cioè noi vediamo che la gente è disamorata della politica per poter acquisire ancora una fetta di credibilità. Dobbiamo dimostrare principalmente che meritiamo un voto, altrimenti lasciamo poi in balia di qualsiasi qualunquismo interpretazione di sorte, creando ulteriori danni e all'illusione la beffa. Mi pare che questo sia il discorso ultimo. Ringraziamo il sindaco, ma principalmente i cittadini di Bruzzano per la loro grande pazienza.
sul presupposto che queste nostre indicazioni vengono ad essere recepite, che poi non sono grandi cose, piccoli interventi, manca soltanto la buona volontà e l'interesse. Speriamo che ci sia una nuova inversione di rotta e si dia principalmente risposte per far sì che la gente ancora crede in un qualcosa che ogni giorno che passa li sta allontanando. Ringraziamo ancora nuovamente il sindaco e voi amici telespettatori che ci guardate e ci ascoltate da casa, ben inteso che queste indicazioni valgono non soltanto per Bruzzano ma per tante altre realtà regionali, non soltanto della provincia di Reggio Calabria. Vogliamo principalmente che ci sia una mossa, una forte scossa di energia per rinsaldare le file e dare ordine a questo nostro sfasciume che ogni giorno che passa diventa sempre più lacerante. Amici telespettatori, grazie per aver voluto sintonizzare sui nostri canali e vi auguriamo un buon proseguimento con i nostri programmi. Una buona serata a tutti. Rita Severino, la festa, gli abiti, il tempo libero, lo sport, sportiva, elegante, trend, raffinata, a volte complicata ed a volte semplice come una giornata di sole oppure di pioggia. Rita Severino veste l'uomo e la donna e lo fa da sempre, esperienza pluriennale nel settore con cortesia e competenza. Rita Severino abbigliamento, via Tenente Carella, Roccella Ionica, grandi firme uomo e donna. Se stai cercando una tariffa ADSL conveniente per navigare da casa ma non disponi di una linea telefonica, ricordati che oggi è possibile attivare un'offerta senza telefono e senza fili. Come? Con Reat ADSL a soli 15 euro al mese. Navighi senza limiti di tempo, senza limiti di traffico, per sempre. Allora cosa aspetti? Contattaci al numero 338 22 78 144.